Ciao ragazze, oggi come promesso, facciamo questo lavoro meraviglioso sul bacino. E il bacino è importante soprattutto per noi donne, per tutta la vita, per il ciclo, per un'eventuale gravidanza. Insomma, abbiamo degli organi assolutamente fondamentali e dopo la menopausa per un sacco di altre ragioni che vanno da qualche problemino che possiamo avere all'apparato urinario, qualche problemino che possiamo avere all'apparato riproduttivo non più in piena funzione, e piccoli prolassi, ecco, tutta una serie di situazioni che hanno, tra l'altro, un'implicazione estetica non solo in questa zona, quindi nel vaso definito vasocintura dai cinesi, ma anche nell'asse posturale e direttamente nell'ovale. Poi vi farò un video dove vi spiego esattamente la relazione tra bacino e ovale, perché anche lì vedo delle cose un po' buffe al giro. Iniziamo subito. Questo lo potete fare in qualsiasi momento oppure nei giorni in cui fate yoga e postura. Iniziate proprio ad alzare il peso e portarlo solo su un gluteo, no? Due, non è solo così e basta, eh? Proprio spostate il peso da una chiappa all'altra, da un gluteo all'altro, eh? Dovreste fare proprio il lavoro del bacino, siete dei tronchetti che dondolano, eh? Non dovete farlo con il tronco. 4, respiro bello fluido, 5, 6, poi per chi casomai è uno dei primi video che vede i miei, noi siamo grandicelle, facciamo insieme tutti questi piccoli allenamenti semplici, fattibili, e siccome troverete un'infinità di video, casomai non sapete da dove cominciare, noi di solito facciamo lunedì e giovedì lavoro di forza, quindi proprio un po' di pesetti, un po' di forza, vedete come siamo toniche. Poi facciamo 2 o 3 volte a settimana questi lavori su postura, yoga, ecco, situazioni specifiche di noi grandicelle, e poi per quelle un pochino più allenate, interval training altre 2 volte a settimana. Interval training sarebbe l'alternanza fra alzo i battiti, mi muovo veloce veloce, riabbasso i battiti, ecco, per un quarto d'ora, 20 minuti. Tutti i nostri allenamenti raramente superano i 20 minuti. Ok, penso che ci siamo. Deve essere fatto per almeno 30 secondi, se lo fate anche un minuto meglio. Sembra una sciocchezza, ma questo riallinea anche il bacino nella vostra postura, eh? Fa percepire proprio. Cercate mentre lo fate di sentire, no? Il vostro pavimento pelvico che appoggia, sentite affluire sangue, cercate di capire se va più, poggia più facilmente su un fianco piuttosto che sull'altro. Provate a invertire la posizione di incrocio per capire cosa cambia, se perdete di fluidità. Ma andiamo avanti. Ora, ragazze, il cacao, che però in questo caso, per avere ancora più l'attenzione sul bacino, non lo facciamo a quattro zampe, ma lo facciamo da sedute. Anche qui cercate di percepire bene cosa accade al suolo, eh? Butto fuori, schiaccio proprio l'ombelico, sparisce la pancia. Coinvolgete proprio il bacino, eh? Butto fuori, stringo il perineo, quindi il pavimento pelvico. Dovete sentire proprio la parte bassa, il sacro quando scivolate, sentite bene il sacro che proprio rotola, no? Sul tappetino, e che tutte le vostre vertebre lombari si allungano, si separano. E poi quando contraete, cercate proprio l'appoggio, cercate di sentire il vostro pavimento pelvico che cerca il suolo, eh? Questo aiuta per le collane, aiuta per tutti i problemi legati alla menopausa. Fa bene anche alle giovani, eh? Poi inizio un po' a sciogliere anche i fianchi.
sempre tutto movimento controllato, sto rullando il mio gluteo a terra e questo fa un gran bene anche dal punto di vista estetico, perché tutti questi esercizi riducono un po' la circonferenza dei fianchi. Provate, provate e fatelo con costanza, però nei giorni in cui spetterebbe l'allenamento yoga e postura, inserite questo o anche questo, perché ci sono alcune che associano più di un video. Ok, bravissime. Ecco, poi lo facciamo anche con questa posizione. 2, 3, abbiamo fatto a gambe incrociate, facciamo questo e poi facciamo un'altra variante. Ok, e poi facciamo una sorta di cat cow in questa posizione, quindi come abbiamo fatto ora il dondolino, facciamo però, cioè più che cat cow, facciamo e inspiriamo allungando, cercando proprio qualcuno che ci tira la testa senza inarcare troppo, qui sono diritta come un paletto e chiudo. Ed infine, ora io sono abbastanza sciolta, quindi riesco a fare lo yoga squat, il sumo squat intero. Mettete le gambe divaricate e leggermente più aperte rispetto alla larghezza del fianco e poi state in questa posizione. Ovvio che questo è possibile se avete una buona flessibilità delle caviglie e anche se avete pochi problemi alle ginocchia. Se invece non riuscite, non preoccupatevi, potete mettere qualcosina qui a protezione e volendo anche due cuscini fra le ginocchia, cercate di arrivare dove arrivate senza mai forzare, perché il segreto è poi alla fine anche di avere proprio, no, la pazienza con noi. È una dei segreti, delle strategie vincenti più forti, quindi quella di avere pazienza, accettare dove siamo oggi, essere contente che comunque siamo costanti, ci alleniamo ogni giorno, facciamo qualcosa per noi ogni giorno e ogni giorno faremo qualcosa di più. Quindi ecco, dove arriviamo, arriviamo, non paragoniamoci, non buttiamoci giù, non ci riesco, ora come faccio, allora non serve. Vedrete che più fate l'altra parte, più fate costantemente gli esercizi e più progredirete. E crescendo non è tanto normale progredire, di solito ci si rincarca tutte, quindi per noi già un risultato è rimanere uguali nel tempo. Se in più riusciamo a migliorare diventa uno stra risultato. E come sapete, chi mi segue da anni e chi usa il mio metodo da anni, il miglioramento è proprio inopinabile. Giusto? Fatelo sapere nei commenti anche alle altre che ci seguono, per piacere, che tutte mi dicano che non è vero, che se uno non fa i filler, se uno non va dal chirurgo, se uno non va... Dai ragazze, aiutatemi! Un bacio, Poi, sono semplicissimi esercizi, una volta che li avete memorizzati, io ho fatto 6-7 minuti, ma se li fate anche tutti i giorni o se li fate anche per più minuti, ragazze, differenza pazzesca. Alla prossima.